In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il comune di Cerreto Guidi e la biblioteca Emma Perodi hanno promosso, in stretta collaborazione con l'associazione teatrale Sassi Sparsi di Lamporecchio e l'associazione artistica Colori in Corso di Fucecchio, una performance teatrale e un'esposizione artistica. Sono contenta di poter ospitare queste due associazioni perché ci hanno proposto un modo molto bello, approfondito per trattare questo argomento importante, e quindi noi avremo, attraverso il volto dell'arte e quindi della pittura ma anche del teatro, un approfondimento, un entrare nella sofferenza delle donne, un cercare di fare sensibilità ancora di più, sensibilizzazione su questo tema che purtroppo è ancora troppo importante, perché i dati ce lo testimoniano tutti i giorni, perché con la pandemia sono peggiorate tante situazioni, perché le donne in casa spesso hanno sofferto ancora di più e sono state vittime di tante violenze di tutti i tipi, e quindi è un modo anche bello, nuovo, per sensibilizzare su questo tema accanto a tutti gli altri servizi che quotidianamente facciamo insieme all'ASL, insieme ai centri antiviolenza. Sono particolarmente contenta di poterlo offrire all'interno degli spazi della nuova biblioteca, e quindi anche questo luogo darà modo di entrare nel vivo attraverso un percorso ben preciso, e quindi la biblioteca che ospita un tema così importante per noi è un segno veramente d'orgoglio. È un contributo per andare a sensibilizzare appunto il tema del femminicidio, che ovviamente con il massimo rispetto andiamo a trattare, e nel nostro piccolo cerchiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto a questo, con un modo particolare che va sia con l'uso delle opere pittoriche, sia con l'uso della poesia attraverso delle immagini e la recitazione teatrale. In particolare per noi è anche una ripartenza, perché dopo il Covid, insomma, le restrizioni, fare teatro a distanza per noi, almeno per me, ma credo anche per Sandra, è abbastanza, dico assurdo, ma molto difficile. E questa è un'occasione finalmente di tornare a vedere del teatro, e del teatro anche esperienziale, particolare, in un bellissimo spazio come quello della biblioteca Emma Perodi. L'arte ha tante sfaccettature, no? Dalla pittura alla scultura, e anche il teatro, la musica e compagnia bella. Noi di Colori in Corso, questa attività, questa associazione che è nata 20 anni fa appunto per iniziativa di 4 studenti dell'Accademia di Firenze, sono riuniti e hanno deciso di fare questa attività espositiva e formativa per quanto riguarda il linguaggio artistico contemporaneo. Noi ci facciamo carico di questo dramma attraverso il linguaggio della pittura, per poter arrivare a tutti, perché la pittura è un linguaggio universale. Quindi niente, abbiamo trovato questa collaborazione insieme a Sassi Sparsi, che appunto attraverso anche il dramma, attraverso il teatro, arriva all'anima e al cuore delle persone più forte. Durante il Palio, ma anche questa idea era già nata prima, perché proprio anche in questo periodo di Covid, attraverso la pittura, anche noi artisti ci siamo buttati più dentro, ecco, attraverso la pittura abbiamo trovato un po' di leggerezza. Attraverso colori, perché cerchiamo comunque di colorare quello che intorno a noi è grigio. Ci si prenota chiamando la biblioteca o l'ufficio cultura, saranno 3 gruppi, al momento ci sono già 3 gruppi prenotati, e sono anche orgogliosa che sia il primo, no, di tante tappe, perché è la prima formula che unisce vari tipi di arte. Poi chi non potrà partecipare ovviamente avrà modo nelle proseguio di queste due associazioni di poterli rivedere. Intanto il 25 novembre venite a Cerreto. Sarà tutto pronto. Claudio Chipinti è il presidente della